Ma questo mi era mettere all'impiccio. Vorrei anche metterci. No, guarda, poi con la carta igienica. Ah, ciao a tutti, e anche oggi non sono da solo, ma sono in compagnia del mitico, del fantastico, del superlativo Gigi. Presentati. Piacere, Gianluigi. Siamo in questa particolare location che è la super smart di Gianluigi, perché siamo all'università, no? Ma visto che non ci possiamo mettere in un'aula a girare un video, perché sarebbe, se entra qualcuno sarebbe una cosa un po' vergognosa, abbiamo detto ma andiamo in auto così non ci disturba nessuno. Per la Rona stiamo aspettando di fare un esame, eh? Ah, guarda, qui c'è la merenda, chissà quando. Che schifo. C'è una merenda abbandonata di chissà quanti mesi. Nel senso, c'è un torsolo di mela. Un vita! Un tortolo di mela! Eh sì, che schifo! Vabbè. Gigi, dai, ma è scandaloso! Abbiamo deciso di fare la post-it challenge, cioè nel senso l'hanno fatta quasi tutti. Quindi al posto del post-it soprattutto abbiamo lo scotch, perché non abbiamo i post-it, lo scotch di carta. Quindi scriviamo una persona, una cosa, un oggetto. Qualsiasi cosa. E ce lo incolliamo in fronte e bisogna farci le domande e rispondere sì o no. Allora incolliamo, speriamo che non strappi via la pelle. Più una, alto, bravo, bravo. Non tutto, no, non lo schiacciare, madonna santa. Sì, si vede. Ah. Ed eccoci qui con il primo nome, iniziate a farmi le domande. Sono un uomo? Sì. Beh, tocca a te. Sono un uomo? No. Tocca a te. Direi di no. Sono una cosa? No. Mi hai detto sei un uomo. Sono anche te, vabbè, vai, tocca a te. Sono una cosa? No. Ah, sono una donna. Sono bello? Sì, sei considerato bello in effetti. Ah. Sono una cosa? No, me l'hai detto prima. No, prima. No, mi hai detto di sì. No, mi hai detto no. Me l'hai detto prima, mi hai detto sono una cosa, ho detto no. Ah, hai ragione. No, aspetta, faccio un'altra domanda. Allora, aspetta. Sono un'attrice? Ah, anche? Forse. Ha provato a fare l'attrice in un film porno? No. No! Pensavo fosse stato un Masi magari. Ma che? No, la Sarina no, poverino. Ho i capelli bianchi? No, non ancora, non completamente bianchi poi, non mi sembra, no. È una conduttrice televisiva? Sì. Oh. Sono un attore? Sì. Vabbè, questo ce l'avevo pensato. Conduce programmi Mediaset? Sì, quindi o è Maria De Filippi, non è? Non è la Maria. Grande Maria! La conduttrice Mediaset! La Barbara D'Urso! No! Dai, nomi di attori che si conoscono noi, che si guardano noi. Matthew McConaughey, no! Bradley Hooper! No. Ok. E sono Leo DiCaprio! Vediamo se va male. Il titolo di programma è spagnolo. A Belen! Ah! A Belen! Cristo santo, la Belen! C3PO, relazione umane cyborg. L'imperatore. Allora, una persona ci sta chiedendo un'indicazione stradale e il Gigi è sceso dalla macchina indicandola con il post-it in testa. Allora, iniziamo con il terzo nome. Iniziate questa volta. Quindi ti chiedo stanno nelle palestre? Sono nelle palestre? No. Sono una cosa commestibile. No. Sono un film? No. Ah. Si usa per fare sesso? No, ma che dici? Perché credo, pensavo preservativo, boh. No. È una cosa che si usa per fare qualcosa. Vabbè, certo, una cosa la usi per fare qualcosa. Si usa per fare qualcosa. E nel senso, la gente di solito quando fa questi post-it, nel senso, scherzano molto, ridono molto, sanno molto dove andare a parlare. Noi siamo qui che stiamo cervellando per trovare la Belen, ci ho messo 20 anni. Perché loro se li preparano prima e noi no. Ti do un indizio, colpi. Colpi. Parare i colpi. Il tampone che si usa nella nostra relazione. No. Diciamo sull'uomo gli pare colpi. Il casco. No.
E usano le donne, la usano? No, se dovete fare colpi sull'uomo. Fare colpi sull'uomo. Ah, aspetta. La conchiglia per le palle. Devi dire il nome giusto. Copripalla. No. Copripalla, ma non è volgare. Volgare. Devi dire il nome vero. C'è scritto Sospensorio. È grande. Ci sembra dentro. La usi tutti i giorni. La Smart. La fantastica Smart che ci sta ospitando per questo video. Allora, sottrappiamoci. E speriamo che questo video sia venuto bene anche come immagine, perché non ci possiamo vedere. Noi ci siamo ridetti di un monte. Vaffanculo! Mi ha fatto sudare 7 amici, porca troia. Non fare il video, Leonardo! Allora, abbiamo appena verbalizzato l'ultimo esame. Così dal basso mi viene un naso enorme, quindi dovrei fare le riprese più dall'alto. Vaffanculo! Va bene, dai, speriamo che sia venuto a qualche ripresa decente, che venga un buon video, perché con il Gigi ci tenevo a fare un buon video, ma ho paura che, insomma, sia un po' pessimo. E là, ciao a tutti. Ma e là è un buongiorno, cioè invece alla fine non puoi dire e là. E là come sarà? Oi su, oi lu, oi là, oi qui, oi bo. Oi bo, ciao a tutti.